a questo punto del mercato che voto si dà, Fabio Lupo? Come ho detto tante volte, non sono abituato a darmi voti, non mi piace dare i voti e soprattutto non mi piace darmeli in una fase della stagione in cui tutto è ancora approssimativo, nel senso che manca il riscontro del campo, che è il vero giudice e che darà lui il voto al lavoro di Fabio Lupo e di tutta la società. C'è una specie di convitato di pietra oggi qui al ritiro ed è Marco Sansovini, inutile girarci intorno, qualcuno forse si aspettava che sarebbe stato qui, non ci sarà oggi, probabilmente non ci sarà mai. Sì, è un pochino complicata per ragioni che non sono strettamente connesse al rapporto fra eventuale fra Marco e il Teramo. È stata una riflessione su una scelta di vita che lui deve fare, quindi sono considerazioni che richiedono tempo. Noi lo abbiamo aspettato, tutto sommato possiamo ancora aspettarlo. Questo non significa che stiamo con le mani in mano, ma lavoriamo anche su altri fronti. Uno di questi fronti è Luca Forte, sempre dal Pescara, sembra lui il numero 3 del reparto avanzato, il terzo componente. Sì, perché comunque su di lui abbiamo lavorato e stavamo già lavorando indipendentemente dall'evoluzione della situazione di Sansovini, perché riteniamo che sia un giocatore veramente forte, come dice anche il suo nome, è importante per quello che può essere anche il progetto tecnico dell'allenatore. Quindi diciamo che l'operazione Forte era un'operazione indipendente. È chiaro che adesso stiamo ulteriormente cercando di accelerarla, però anche lì ci vogliono i tempi giusti nel mercato, perché ci sono altre situazioni, altre squadre che lo vogliono, e quindi le normali situazioni che in questo momento nel mercato ci sono. A proposito di tempi, c'è la sensazione che il Teramo si sia mosso molto in anticipo, nel senso che la squadra che comincia oggi il ritiro sia per la quasi totalità fatta, manca solo qualche tassello. Sì, c'era anche tanto da fare, perché comunque c'era un blocco storico ma di 7-8 giocatori, quindi c'era tanto da integrare, c'era tanto da fare. Abbiamo cercato di farlo con cautela, con pazienza, con attenzione, ma cercando anche di dare all'allenatore materiale già sufficiente per poter lavorare e intanto dare la propria fisionomia alla squadra. Qualcosa ancora manca, siamo consapevoli, però ci stiamo lavorando.